Grande emozione alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Circa 70 ragazzi hanno concluso il percorso di formazione di laurea, hanno ricevuto il diploma dalle mani del preside, del rettore della scuola e degli altri docenti. Presente anche il professor Franco Mosca, presidente dell'associazione Ex Allievi. Intanto sono dei ragazzi che lei ovviamente invita in questa stessa circostanza ad entrare a far parte dell'associazione. Intanto, che importanza ha questa associazione? L'associazione degli ex allievi, che è grata alla scuola perché in queste occasioni ci invita ad accogliere nell'associazione ex allievi quelli che sono appena usciti dalla scuola, quindi per dare una continuità al loro impegno nel contesto dell'associazione. Conosciamo già molti di questi ragazzi che hanno costituito la loro associazione allievi, che collabora intensamente da diversi anni con l'associazione ex allievi, così imparano a occuparsi di associazionismo, che è molto utile quando una volta laureati si dovranno occupare della nostra associazione. Tutti ragazzi estremamente motivati e li abbiamo coinvolti sempre di più nel progetto HOPE dell'associazione allievi, che è attivo ormai da 7 anni e che è un progetto di cooperazione umanitaria e che è interamente finanziato dalla Fondazione ARPA di cui sono presidente e che consente a questi ragazzi di recarsi all'estero a prestare servizio al seguito di medici molto esperti in giro per il mondo, Sud America, Africa, Palestina, e fare un'esperienza di vita estremamente importante, estremamente formativa.